Benvenuti sul podcast di Ethereum Italia. Sono Leonardo Pedretti. Ed io, Jacopo Pedretti. Con questa serie di podcast vi terremo aggiornati sulle novità e curiosità del mondo Ethereum, lo standard delle piattaforme blockchain. Ben ritrovati sul podcast di Ethereum Italia da parte mia, Jacopo. E di Leonardo. Oggi abbiamo nuovamente ospiti i grandi Alessandro e Marco. Marco Alessandro di DFO Hub. Come va, ragazzi? Ciao, ragazzi. Tutto bene. Come procede il vostro progetto? Ma lato tecnico stiamo andando avanti, abbiamo fatto enormi progressi per quanto riguarda gli smart contract, mentre invece Alessandro si sta prodigando per infiocchettare e presentare tutto quanto con la migliore esperienza utente possibile. Sentite, ma se qualcuno volesse venire a vedere quali sono i passi in avanti che avete fatto, se qualcuno volesse testare la piattaforma, è oggi possibile farlo? Sì, siamo in testnet in questo momento, infatti invito tutti a venire a testare quello che stiamo facendo e per arrivarci il link, che spero lo metterete anche nella descrizione, è b-u-i-d-l, che sarebbe bidl, .github.io/dfo-deployer. Quindi chi volesse può andare su GitHub e testare, cominciare a testare la vostra piattaforma. Esattamente. Sentite, ma a proposito della vostra piattaforma, una curiosità che ci ha colpito è quello da parte vostra dell'utilizzo degli NFT, ovvero dei non fungible tokens. Visto che voi ci state lavorando e che è un argomento che se ne sente parlare ma mai in maniera così chiara, proprio perché ci siete addentro, vorreste un attimo spiegarci cosa siano questi NFT in maniera comprensibile, mi raccomando, per di più. Ok, direi che posso partire io con un breve cappello tecnico, dopodiché Alessandro ci spiegherà il motivo vero, il perché questa tecnologia è utile e come viene utilizzata. Allora, partiamo dai token ERC20, dai classici token ERC20, che sono dei token che fondamentalmente possono essere scambiati e consumati. In quel caso lì, i token sono praticamente rappresentati in uno smart contract che semplicemente tiene traccia di chi ha quanti token. Quindi c'è una coppia che è indirizzo wallet ammontare di numero di token posseduti. Quindi i token fondamentalmente sono questo, sono un numero. Dopodiché lo smart contract mette a disposizione tutte le varie funzionalità per poterli trasferire, per poterli bruciare, in alcuni casi anche per poterne mintare altri e così via. Nel caso in cui invece si tratta di token non fungibili, quindi NFT, non fungible token, la coppia di dati che viene salvata nello smart contract sono sempre due. Chi ha qualcosa, quindi l'indirizzo del wallet, e questo qualcosa. Questo qualcosa non sono più un numero come nel caso dei token, quindi l'ammontare di valore, ma sono dei dati. E i dati possono essere di qualsiasi tipo. Per esempio, i CryptoKitties sono dei non fungible token rappresentati da un numero molto lungo, molto grande, che rappresenta appunto il DNA del gattino. Oppure possono essere altre cose, come per esempio delle immagini, dell'HTML e così via. Quindi gli NFT sono effettivamente degli smart contract che tengono traccia del valore digitale di qualsiasi tipologia di oggetto appunto digitale. Ma oggi il loro maggior campo d'uso qual è? Principalmente, per semplificare, i non fungible token sono dei contenitori di dati. Mm-hmm. E adesso sono utilizzati principalmente moltissimissimo in due cose. Uno è il gaming, che tra l'altro sta portando una mass adoption su Ethereum clamorosa. E il secondo è sui gli ENS, cioè i domain name service, però su Ethereum, e non censurabili. Ok, ma ci sono, per esempio, sappiamo che attualmente la rete Ethereum può fare un tot di transazioni, però immaginiamo che domani vado sulla mia console Xbox e voglio scambiare
i miei token, diciamo, che ne so, il mio, per esempio, faccio un gioco di snowboard, no? Prendo il cappellino che è rappresentato nell'NFT, la maglietta, NFT, tutta roba digitale, cioè, mi voglio scambiare. Immaginiamo che siano 10 milioni di persone che giocano a questo giochino, si scambiano oggetti conquistati durante, diciamo, l'avanzare del mio videogioco. Ci vorranno tante, diciamo, possibilità di tanta banda, no? Per scambiarsi questa quantità di dati. Riesce Ethereum? Come funziona NFT? Hanno dei limiti Ma di transazioni? di base i dati contenuti nell'NFT vengono transati nel momento nel quale l'NFT viene creato. Quindi il passaggio da un wallet a un altro non è una transazione pesante come la creazione, principalmente. Quindi non c'è nessun tipo di problema. È come passarsi degli ERC20 dal punto di vista di informazioni, principalmente. Ok, quindi non c'è il rischio di andare a intasare la rete. Ma va. Assolutamente no. Anzi, quello su cui abbiamo lavorato e in cui crediamo moltissimo, per esempio, che è una delle parti core di DFO, è appunto l'idea di, per rendere le decentralized application più sicure, quindi più indipendenti possibili dall'ente che l'ha create o le persone, and so on, abbiamo pensato di aggiungere alle DFO una specie di finality, principalmente, in non fungible token, per quanto riguarda il codice grafico, per esempio, quindi il Spiega front-end. in parole semplici ai nostri ascoltatori questo passaggio, è molto interessante. Che, principalmente, in parole molto semplici, oggi uno dei pericoli nel Web3 è il front-end, perché questo viene caricato in reti distribuite, come IPFS, Swarm, and so on, e può essere dimenticato e quindi fare in modo che a un certo punto sparisca il front-end e quindi le persone non riescono facilmente a interagire con l'applicazione. Con l'utilizzo dei non fungible token, il front-end, quindi il codice del front-end, viene salvato direttamente on-chain e mi aspettavo i costi fossero esagerati, in realtà sono relativamente bassi rispetto alle mie aspettative, per esempio, ed è un'ottima soluzione per rendere le dApp ancora più indipendenti dall'ente che le crea e quindi più resiliente alla censura, principalmente. Quindi viene presente tutto quanto traslato direttamente on-main chain di Ethereum a questo punto. Non c'è più nessuna necessità di un ente fisico alla base Sì, che e in gestisca il più front-end, corretto? Però a sì. patto che, scusami, ti interrompo, a patto che noi abbiamo un browser che ci fa accedere a Web3, no? Però questo sta andando avanti come discorso, nel senso che sempre più i browser integrano il Web3, come ad esempio Opera, no? Mi confermerai questo. Qui la discussione è abbastanza ampia, nel senso che noi crediamo in due versioni di questa cosa. Nel senso, io penso che in futuro chi sviluppa dApp, per esempio, continuerà a utilizzare Swarm, IPFS, queste tecnologie qui. Però una finality del front-end, anche magari una versione con meno immagini, giusto per essere utilizzata come core, fa in modo che qualunque cosa succeda, fallisce, non so, l'azienda che ha creato l'applicazione, viene censurata da un paese, and so on, esiste comunque la finality on-chain che permette agli utenti di poter utilizzare l'applicazione. E ovviamente stiamo parlando di applicazioni del Web3. Quindi, senza browser che permettono l'interazione con il Web3, ovviamente, a meno che una casa non abbia un nodo, che è sempre una soluzione possibile, anche perché con la proof of stake sarà veramente relativamente costoso, interagire con la blockchain comunque rimane impossibile senza il Web3. Ok, quindi anche un discorso a questo punto diventa un discorso non meramente tecnico, ma anche tra virgolette politico, cioè nel senso ci saranno sempre più, ci sarà bisogno di un supporto dalle grandi firme, diciamo, monopolistiche, super centralizzate come Google, eccetera, un supporto a Web3, sostanzialmente. Ma
Credo che la direzione comunque sia di supportare i Web3 per quanto riguarda le major. Non ci sia Perché una dovrebbero battaglia, farlo? come molti Facciamo questa breve pensano. parentesi, diciamo, pseudopolitica. Perché Google, che fa i soldi centralizzando l'impossibile su internet, qualsiasi tipo di servizio, dovrebbe aprire Web3, che sostanzialmente vorrebbe distruggere questi tipi di schemi, diciamo, economici, sociali, ecco. La risposta nei soldi, nel seguire i soldi. Cioè, principalmente il mercato dell'advertising sta piano piano morendo, tra virgolette, perché vale sempre di meno uno spazio, quindi devono sempre metterne di più e la gente usa sempre di più Filtri. È degli ad block. Questo che cosa vero, sta pure io lo portando? faccio. Aspetta, aspetta. Questo che cosa sta portando? Le major, quindi Apple già lo faceva di base, Amazon già lo faceva di base. Ma Google e Facebook, specialmente Google in questo momento, e anche da un certo punto di vista anche Microsoft, stanno puntando non più su creare servizi, tenere dati e venderli, anche perché poi c'è anche tutto il discorso GDPR, che anche in California è uscita la sua versione, e quindi è sempre più, è più il costo tra un po' di gestire i dati e venderli piuttosto di quello che ne guadagni, ma di vendere dispositivi. Quindi nel momento in cui il mercato si sta trasformando in un vendere dispositivi, queste aziende, il loro incentivo economico è di colmare le esigenze dei consumatori. Che vuol dire vendere L'esigenza dei dispositivi? consumatori. Cellulari? Cosa intendi vendere Allora, dispositivi? per esempio, Google adesso vende i suoi cellulari, i Pixel. Microsoft vende i suoi computer, i Surface. Quindi non sta, e in più contenuti digitali, anche come video, film, eccetera. Quindi stanno traslando da un'economia basata su gratis e advertising a ti vendo dei prodotti, come ha sempre fatto poi Apple e Amazon. Quindi il gratis Quindi non tira più solo il gratis. il gratis non tira più, cioè tira a livello di utenti, ma non tira in termini di revenue pubblicitari. Guarda, per esempio, YouTube, che ha aggiunto l'abbonamento mensile come Netflix per guardare i video e inizia a vendere i film. Assurdo, cioè Perché la pubblicità. nella logica nostra è assurdo. Ma in realtà c'è un bellissimo libro che consiglio a tutti di leggere, che è veramente scritto molto molto bene su questo argomento, che si chiama Life After Google e che praticamente spiega come questa bolla, tra virgolette, del Web 2 e di questo che viene definito neomarxismo, tra virgolette, del gratis, della pubblicità, sia nato perché principalmente il Web 2 is broken. Cioè, è una tecnologia che non è sicura, dove si continua a mettere costantemente dei cerotti, e che per questo motivo, quindi che è hackerabile e tante altre cose, si è evoluta con un te lo do gratis, anche perché non riesco a proteggere il contenuto in sé. È molto molto bello, consiglio a tutti la lettura di questo libro, proprio anche per Interessante. iniziare a macinare Web3, blockchain e queste cose qua. Ok, quindi sostanzialmente torniamo al discorso di NFT. L'NFT permette non solo di decentralizzare il back-end tecnologico, no? Quindi i processi di smart contract, eccetera, ma permette anche di decentralizzare diciamo, l'esperienza utente, Il quindi il front-end. Il front-end. front-end E comunque, fino ad il oggi è back-end è già in stato smart il punto più contract. debole. Esatto. No, certo, il back-end è già smart contract, però consente l'NFT anche il front-end, ok? Esatto. Questo è molto comodo, ovviamente, perché è incensurabile tutto questo processo. Ovviamente dobbiamo avere un accesso, abbiamo detto, a Web3, giusto? Però l'NFT, parliamo un po' di casi d'uso più di successo. Per esempio, a me piace molto quello delle carte, così, Gods Unchained, no? Fantastico. Perché è figo? Perché in qualche modo Perché ha Ethereum. avuto tutto questo E successo? soprattutto perché il rapporto tra la rarità e la scarsità, quindi sia i CryptoKitties sia i Gods Unchained con le carte, diciamo, di pregio, no? Rare, queste cose qua, un po' come erano le carte Magic, e il rapporto tra rarità NFT e Ethereum come caso d'uso. Ho anche le carte Pokémon, cioè mi ricordo che da Ma piccolo certo. comprare Charizard costava 50 euro. Sì. Beh, era un investimento, era. Sì. Perché dopo vincevi, tipo giocavo alla Però Lega Pokémon uno quando ero se lo poteva piccolo. fotocopiare, farla bella, ecco, giusto? Eh no, li No. beccavi.
Tra l'altro io mi becchiare. ricordo che a scuola ero quello che beccavo tutti quelli che cercavano di falsificarlo, ero proprio quello Quindi, cattivo. però, tornando con gli NFT, non si possono falsificare, giusto? Assolutamente no. Ma assolutamente no. Allora, è un discorso abbastanza ampio questo, nel senso che, allora, uscendo dal discorso prezzo, scarsità, rarità, che quello è un discorso che nei giochi c'è sempre stato, nel senso, nel Esatto, sì. momento nel quale sono oggetto, che non perché è scarso e raro, ma perché io posso utilizzarlo e sono intrippato con quel gioco perché mi dà un vantaggio. Ti dà un vantaggio mostruoso, cioè una carta forte. Una carta forte, per esempio, immagino che può arrivare a tutti parlando dei Pokémon o di Magic o di Hearthstone. Se c'è una carta che è super overpower, ok? E c'è molto hype per il gioco, come c'era quando per Pokémon quando eravamo piccoli, oggi per Hearthstone, la gente chiaramente gli dà un valore alto. E nel mercato, se quella carta lì, tra l'altro, è limitata veramente, cioè ce ne sono X, è molto rara e può essere venduta, perché a differenza di quei giochi non ci sono problemi di copyright, perché stiamo parlando di non fungible token e di oggetti di gioco che sono open source. Sono per source, ma sono limitati. È molto interessante come si sta evolvendo questo ecosistema, per È un esempio. ecosistema che, proprio grazie a Gods Unchained e al fatto che una superstar dei giochi di carte sia andata a giocare su Gods Unchained, ha portato questo settore, diciamo, cripto basato fondamentalmente su Ethereum a crescere moltissimo. Ci puoi parlare anche, cioè, esattamente come è andata la storia di quel grande giocatore che è stato censurato, gli è stato cancellato l'account. E perciò ha scelto di, come dire, virare, data anche, come dire, il valore economico che questo mondo dei collectibles ha, a virare su il mondo blockchain Ethereum. E qua facciamo anche un disclaimer su una bellissima narrativa e storiella sulla creazione di Ethereum stesso. Nel senso Esatto, che correva esatto. l'anno. Tra l'altro ne ho parlato nel mio ultimo video che andate a vedere su YouTube. Principalmente, che cosa è successo? Quanto è stato? 2 mesi fa, principalmente. Durante la protesta di Hong Kong, c'è stato uno dei pro player di Hearthstone, che è un gioco di Activision Blizzard, e quello che ha fatto è stato di parlare di questa protesta di Hong Kong pubblicamente. Allora cosa ha fatto Activision? Non solo gli ha bloccato l'account, che comunque, disclaimer, è un pro player, quindi il suo account è il suo lavoro. Tutte le informazioni, le partite che ha fatto, eccetera, è come il suo portfolio. È come se uno è un videomaker e gli vanno a eliminare tutto il suo portfolio su Te la faccio più internet. semplice, è come se ti blocca un account bancario improvvisamente, è un asset il suo Sì. YouTube. Esatto. Ma in più, lui aveva vinto anche 500.000 dollari e gli hanno detto, sai che ti diciamo? Non ce l'hai più. E No, non gliel'hanno assurdo. dati. Per motivi Assurdo, politici, quindi gli per motivi politici. hanno cancellato praticamente tutta quella che è la sua esistenza, attività e anche, come dire, professionale a questo punto, come dire, sui server. Sì. Pazzesco. Oggi questa cosa qua, ovviamente, con Gods Unchained o giochi similari su Web3, è impensabile, Nessuno ti può ovviamente. fermare dal giocarci e nessuno ti può fermare da hai dei beni che hai droppato giocando, cioè guadagnato giocando, scusatemi per i non gamer. E quindi sì, nessuno te li può toccare, è quello che è un valore aggiunto molto molto forte. Chiaramente questi non fungible token, siamo ancora all'inizio di questa tecnologia e chiaramente il loro valore dipende moltissimo da quanto c'è un forte hype nel gioco. Ok, ma Quindi Gods Unchained, ci giocano in molti, ha un forte hype in questo momento, quindi ovviamente le sue carte
valgono molto. Ok, ma se dovessimo dire così vale molto, nel senso, dove posso scambiare queste carte? Cioè, una volta mi incontravo fisicamente per scambiarmi carte Pokémon, Magic, eccetera, eccetera, in qualche posto, fumetteria, eccetera, mi ricordo, quando ero piccolino. Adesso io come faccio a scambiarmi una carta di cosa? Cioè, dov'è il market? Esiste un market? Sì. Ci vuoi parlare? Sì. Il più famoso è OpenSea, che è tra l'altro una startup uscita da Y Combinator, che non è altro che l'eBay dei non fungible token. Quanto vale ora la carta che vale di più su questo OpenSea? Per curiosità, abbiamo un... Fammi vedere, aspetta che andiamo a vedere direttamente. Ce l'ho davanti, allora. Vediamo un po' il non fungible token più costoso. Oppure quello che è stato battuto, insomma, no, magari non c'è un attuale costosissimo, cioè, il record voglio. Highest last sale. Vediamo un po'. È un vediamo un attimo, PT. Scusate, anche i link di questi marketplace per non fungible tokens. OpenSea.io. Bene, è molto semplice. Dragon, che è un CryptoKitties che è stato venduto per 600 Ethereum. All'epoca quando? Che veloce aveva Ethereum quando è stato venduto? Vedere subito, che andiamo a vedere quando è stato venduto, perché ricordiamoci che siamo in Ethereum, quindi è tutto open source. Pazzesco. Yeah. È stato venduto un anno fa, ovvero alle 6:31:59 della mattina del 9/04/2018. Quindi 2 anni fa, 2018? Sì. 2 anni fa. Ethereum valeva sui 600 dollari, 700 dollari. Quindi 6x36, 3 milioni e 6, possibile? No, 6x6, ho detto una cavolata? No, ragazzi, aspettate un attimo. Il 4 quanto valeva? Andiamo su CoinMarketCap. 2018, hai detto 2019? 2018. Allora 2 anni fa. Infatti. Allora, vediamo un pochettino. Allora, siamo nel 2017. Stiamo parlando di più o meno, sì, un buon 500 dollari. $500, 6x5 è 30, quindi 3 milioni. Ho detto giusto? Sì. Direi di sì. Che non sono pochi per una carta. Cioè, nel senso, no, un'altra aspetta, cosa che c'è... 300.000 che dollari. Un'altra parentesi che voglio aggiungere... 300.000 dollari, però. Okay. 300.000 dollari, non 3 milioni. Okay. Questo specialmente per i gamer, è che noi spendiamo un sacco di soldi in giochi oggi, no? Tra cui Hearthstone, eccetera, per avere delle carte. E tutti questi soldi qua li guadagna Blizzard, in quel caso. Perché io compro dei pacchetti, eccetera, eccetera, eccetera. E non ho la possibilità di scambiarli. Perché? Ma neanche perché Blizzard è cattiva, ma perché per un sacco di motivazioni legati ai copyright non si può creare un marketplace. Quindi se io ho una buona carta, ho pagato Blizzard per averla perché ho dovuto comprare un sacco di pacchetti, ma ho un bene che sì, lo posso usare fino a che non esce magari una nuova espansione e viene in linguaggio da gamer nerfato, quindi depotenziata la carta, però non è un bene tangibile che posso usare, cioè vendere, come se fosse un beneficio, come se fosse una carta dei Pokémon che ho a casa. Con questa tecnologia qui, invece, la figata qual è? Che tu non solo hai un gioco figo, ma in più quell'oggetto è come se fosse un oggetto fisico, vero? È la stessa... È aggiungere a livello economico-finanziario la fisicità dell'oggetto su degli oggetti che sono digitali, principalmente. Se proprio vogliamo trovare una spiegazione breve, molto così, cosa ne dite? Sì, sì, diciamo, sì, si può spiegarla così. Più che altro è un rendere raro qualcosa che è così, è un po' effimero, no? Come le carte di gioco, però sul mondo digitale. Rendere raro e fisico è una cosa sul mondo digitale. Comunque, ma nel mondo digitale è già raro, perché su Hearthstone ci sono delle carte che sono rare.
Cioè, se non le trovi in certo, maniera casuale nei pacchetti, non le avrai mai. ma te devi spedire un casino, no? Cioè, fisicamente, marketing, penso abbiamo... No, 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 sto parlando di carte digitali nel gioco. Ah, ok. Sì. Va bene, comunque penso ho detto abbastanza sugli NFT di gaming. Facciamo una breve, diciamo, overview di quelli che sono gli altri NFT. Quindi abbiamo gaming, abbiamo interfacce, diciamo, per siti internet web 2.0. E poi quali sono altri casi d'uso sugli NFT? Posso aprire una parentesi prima di cambiare argomento? Sì. Consiglio tutti di andarvi a vedere Ethermon, che è il gioco finto dei Pokémon con i Pokémon finti, non Fungible Token. Oppure Decentraland, che anche questo qui è molto famoso, dove è un mondo in VR dove puoi comprare pezzi di terreno. Okay. Ragazzi, allora, perfetto, per stare sempre nei tempi, siccome manca poco, diciamo per il nostro benchmark per il podcast, siamo già andati un po' troppo lunghi, come possiamo chiudere qui la puntata? Ma io avevo, visto che hai chiesto un altro esempio molto breve di come possono essere utilizzati gli NFT anche in altri campi, uno ce l'abbiamo in realtà anche su DFO Hub, che è una cosa che abbiamo implementato oltre al salvataggio del front-end su NFT, che sono il salvataggio degli smart contract su NFT, cioè il codice sorgente degli smart contract. Fantastico. Attualmente il codice sorgente, cioè posso legare su Etherscan il codice, il binario di uno smart contract al suo codice sorgente, ma mi devo fidare del fatto che, siccome questo codice sorgente risiede sui server di Etherscan, per l'appunto, che sono centralizzati, ma non solo centralizzati, possono essere anche soggetti a problemi di varia natura tecnica o di censura da parte di terzi, si può perdere il legame tra il codice sorgente e lo smart contract, come può avvenire anche sui PFS o su Swarm. Allora, in DFO Hub, quando noi salviamo le funzionalità di ogni DFO, proponiamo, anzi, quasi forziamo, se No, vogliamo, no? Non da forziamo. forzare. Eh? Forziamo, non è che proponiamo. Sì, forziamo, esattamente. La possibilità di salvare anche il codice sorgente su smart contract NFT, in modo tale che il codice sia sempre disponibile. Questo significa Perfetto. che in qualsiasi Esatto, momento. e si tratta di una transazione che costa se no 1 euro, però quanto è il ricavo in termini Esatto. di sicurezza, eccetera? No, è assolutamente, è indubbio l'utilità di utilizzare degli NFT in questo modo, proprio per evitare tutti quelli che sono i problemi di censurabilità che ci possono essere a monte. Ok, uno degli utilizzi dei non fungible token al di fuori del mondo dei giochi oppure del front-end come lo stiamo utilizzando su DFO Hub, risiede nel fatto che noi su DFO Hub salviamo anche il codice sorgente degli smart contract delle funzionalità di DFO. Questo per vari motivi. Il primo tra tutti è la reperibilità in versione human readable, se vogliamo, del codice degli smart contract, perché su blockchain gli smart contract vengono salvati in binario. Poi ci sono servizi come Etherscan o Remix che ti aiutano a salvare il codice o sui loro server centrali, come nel caso di Etherscan, oppure su Swarm o sui PFS, come vari servizi legati a Remix. Questo però è un punto di fallimento se ci pensiamo, perché per qualsiasi problema tecnico legato a queste tecnologie, oppure per qualsiasi altro tipo di problema che si presenterà in futuro, come per esempio l'ipotetico fallimento della fondazione Ethereum, con la conseguenza di tutte quelle che sono le informazioni centrali, possiamo avere un problema di reperimento di queste informazioni, quindi possiamo perdere per sempre il collegamento tra il codice binario non leggibile da un essere umano, capibile soltanto dalla macchina, e il codice sorgente dello smart contract. Quindi noi in DFO Hub forziamo, tentiamo di forzare in qualche modo la creazione dei non fungible token col codice sorgente dentro degli smart contract, in modo tale da poter avere sempre questo matching continuo e imperterrito, nonostante tutto quello che possa succedere in futuro. Quindi gli NFT, diciamo, per concludere, sono un sistema, in qualche modo un
uno schema per decentralizzare al massimo i smart contract e portarli forse al loro massimo, nel senso a livello sia di decentralizzazione, sia di utilizzo, sì. sia di capacità appunto di leggere i smart contract stessi, eccetera. Quindi in qualche modo li esaltano gli NFT, l'esaltazione massima dello smart contract. Sì, 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 sì. Principalmente se domani fallisce la foundation di Ethereum, Ethereum continua ad andare, ma tutto quello che viene salvato su Etherscan, quindi la parte di human readable dello smart contract, la perdiamo. Quindi sì, gli smart contract sono open source, ma se non puoi leggere il codice... Giusto. Non te ne fai nulla. Quindi la molti pensano che la prossima bull run sarà in qualche modo guidata da cose come la DeFi. E noi siamo in parte concordi con questo, però pensiamo anche, io parlo di me, pensiamo anche che diciamo, tutto l'utilizzo degli NFT potrà in qualche modo portare trasparenza al sistema e un utilizzo reale come per esempio in quello delle carte o quello per esempio che ne fate voi in DFO Hub. Ma io credo che la bull run, specialmente in termini di utilizzo, sia molto più legata ai non fungible token, nel senso che fondi americani, eccetera, investono un po' più nei non fungible token che nella DeFi. Investono moltissimo anche in DeFi, questo non c'è dubbio. Però c'è un investimento maggiore nei non fungible token e un utilizzo, specialmente da parte di utenti, altissimo in questi esatto. giochi. Però diciamo che... E quindi sì, la DeFi è importante, però se andiamo a seguire i soldi, cosa che secondo me... per provare a predire cose, è sempre la scelta migliore, i non fungible token avrà un impatto enorme. Poi è chiaro che... Pronti? Scusate, è saltata sì. la linea. È chiaro che... Scusa? È chiaro che qui in Italia non se ne parla molto di non fungible token nel gaming, ma come non se ne parlava molto neanche del mercato del gaming tradizionale, che è un mercato enorme, che qui l'abbiamo totalmente perso. Non c'è nulla. Sì, no, forse uno o due player che hanno provato a fare qualcosa, ma... Non abbiamo perché il mercato degli esports è enorme. Grandi, almeno un grande nome. Certo, certo. Va bene, quindi possiamo ritenerci soddisfatti in questo overview degli NFT perché sono utili. In conclusione, quindi un po' si è perso il treno di questi NFT. Tuttavia, stanno cominciando a riscuotere grande successo. C'è un grandissimo utilizzo da parte degli utenti, soprattutto dal punto di vista del gaming. Voi vi state, come dire, inserendo in questo settore invece dal punto di vista di una maggiore decentralizzazione dei contenuti e del codice degli smart contract, corretto? Sì. Sì. Ottimo. Quindi non vediamo l'ora, come dire, di vedere una dimostrazione pratica di FO Hub e come ci siamo detti all'inizio, mi raccomando a tutti coloro che ci stanno ascoltando, se siete curiosi, andate sul GitHub, sulle repo, testatelo, controllatelo, utilizzatelo e ovviamente fate sapere a Marco e Alessandro quelli che sono le vostre, come dire, idee, intuizioni, se avete trovato dei problemi oppure vorreste portare dei miglioramenti e quant'altro. Allora, aggiungo un piccolo disclaimer. Per ora il codice, fino al mainnet, che sarà durante il vostro meetup a Milano. Del 27 febbraio, ricordiamo. 27 febbraio, pubblicizziamo anche questa sì, cosa. 27 febbraio alle 19 presso le Village. Corso di Porta Romana. Prima di ciò, il codice in una repo privata, dove però qualunque dev che vuole aiutarci, principalmente, basta che ci scriva a b-u-i-d-l. No, cosa sto dicendo? No, quello è l'indirizzo. No, è bidl.bro@bidl.life. E... è molto chiaro l'indirizzo, scusa. bro@bidl.life. Che è Sudoku. Vai, facciamo una cosa per i nostri ascoltatori e lo metteremo tra la descrizione nella descrizione del podcast. Si è decentralizzato pure, come dire, l'indirizzo web di Bidler. Detto questo, scusateci ancora per qualche piccolo inconveniente tecnico dovuto purtroppo alla rete e grazie e alla prossima. Un salutone. Ciao ciao.